Ciao ragazzi, sono Sasà e devo dire che tutti noi del team Palestra Diverso siamo molto molto felici di ricevere i vostri feedback. Ci sentiamo più in compagnia e entrando nelle vostre case cerchiamo di dare anche un supporto reale, fattivo durante questo periodo un po' particolare. Colgo l'occasione perché vorrei confrontarmi con voi su alcuni aspetti. Innanzitutto, bravissimi per il vostro allenamento, bravissimi per adattare le vostre case e farle diventare delle mini palestre, però non sottovalutiamo l'aspetto del pre, during e post workout, cioè tutto ciò che dovremo comunque fare durante i nostri allenamenti. La cosa fondamentale, che non sottovaluterei mai, è quella dell'idratazione. Quindi cercate sempre di non arrivare all'allenamento senza aver bevuto e durante l'allenamento stesso cercate sempre di introdurre liquidi. Attenzione anche a ciò che bevete. Non bevete bevande troppo zuccherine, ma l'ideale sarebbe assumere delle bevande isotoniche, quindi una bevanda che cura l'idratazione e tiene sempre in equilibrio gli elettroliti presenti nel nostro sangue. È fondamentale per non arrivare ad una situazione di blackout durante e dopo allenamento. Il post allenamento, poi, attenzione, dovrebbe essere una parte importante. Innanzitutto sapete tutto quello che riguarda il virus che in questo momento ci accompagna. Quindi è bene magari fare una bella doccia calda, perché abbiamo visto e gli studi ci dicono che il calore combatte il virus. Ma fondamentalmente io approccio a questa situazione legata ad una doccia, ad un bagno caldo, perché in quella situazione sappiamo bene che il nostro corpo produce un ormone. L'ormone della serenità, della tranquillità, l'ormone della serotonina. Quindi vivete bene quel momento, anche perché la nostra giornata diventa veramente molto stressante fin dalle prime ore della giornata stessa. Quindi createvi dei momenti come l'allenamento stesso nel quale la positività e quindi l'effetto benefico della nostra produzione ormonale può condizionare in maniera positiva tutto il resto della giornata. Quindi durante l'allenamento giocate, allenatevi con intensità, ma vivetelo anche con una certa allegria. Così come il post-workout, vi dicevo, vivete anche il post-workout facendo un bel bagno caldo con degli aromi che tendenzialmente, o una musica, vi rilassi e possa generare questo aumento ormonale di questo ormone che vi ho citato, quindi la serotonina. Altra cosa fondamentale da non sottovalutare è quello del bilanciamento dei nostri macronutrienti. E lo so, diventa difficile perché siamo tutta la giornata a casa e quindi abbiamo fatto scorta di tante cose buone, ma essere sportivi e essere un popolo attivo significa aver cura specialmente di ciò che ingeriamo durante la giornata. Quindi cerchiamo di bilanciare bene anche l'assunzione di carboidrati stessi. Stando a casa noi praticamente facciamo una vita un po' più sedentaria, quindi sapete bene che la fonte principale della nostra energia viene dai carboidrati. Di conseguenza, se siamo costretti a stare a casa, nonostante i nostri workout quotidiani, non consumiamo tantissimi carboidrati stessi, di conseguenza cerchiamo di bilanciarli e di assumerli magari nel post workout, non subito dopo. Mi piacerebbe aprire soltanto una piccola parentesi: durante l'allenamento i nostri valori ormonali hanno una fase discendente a parabola e all'incirca dopo una ventina di minuti si va ad aprire la cosiddetta finestra anabolica, nella quale abbiamo bisogno, o meglio, il nostro corpo, i nostri muscoli hanno bisogno dell'energia che hanno utilizzato durante l'allenamento stesso. Le fonti principali di energia sono le proteine, sono i carboidrati, quindi gli zuccheri, e in parte anche i grassi. Quindi andiamo a bilanciare bene anche questo spuntino post-workout in maniera intelligente. Il resto della giornata cerchiamo di contenere l'apporto di carboidrati perché appunto possono essere un qualcosa in più che forniamo al nostro corpo e che non utilizziamo in quanto noi siamo praticamente costretti a stare a casa. Un'altra piccolissima parentesi, quindi un flash, lo vorrei dedicare a tutto ciò che si è detto riguardo le vitamine. La vitamina B, tutto il complesso B, B1, B2, B6, B12.
la vitamina C, il complesso D. Ma tutte le vitamine non sono importanti soltanto in questo periodo storico, ok? Un apporto vitaminico bilanciato deve accompagnare la nostra vita di atleti. Dico atleti perché nel nostro quotidiano noi siamo atleti, in quanto quanti di voi portano il cane in giro o vanno a fare shopping o devono portare i bimbi a scuola o devono andare al lavoro e in più vengono in palestra. Questa è una vera e propria vita da atleti. Quindi curate la vostra performance indipendentemente da questo periodo particolare. Quindi è inutile fare corse a comprare questa o quella vitamina, ma cercate magari, se volete iniziare adesso, ma che sia poi un qualcosa che vi accompagni, uno stile di vita che è fondamentale per chi vuole comunque sentirsi bene e curare il proprio wellness e il proprio benessere. Quindi vi raccomando. Un altro piccolissimo flash è riguardo ai dolori. Molti di voi magari hanno cominciato proprio adesso a fare questi workout casalinghi, o magari qualcun altro è già più allenato, e questo non è un problema che può riguardare i più allenati. Però se abbiamo dolore, sapete bene che non è l'accumulo di acido lattico che provoca questo dolore. E quindi il giorno seguente è utile, è necessario riallenarsi. È fondamentale perché quella sensazione di pesantezza muscolare e di dolori muscolari è dovuta al microtrauma che noi infliggiamo ai nostri muscoli. Abbiamo una degenerazione microfibrosa dei nostri muscoli, di conseguenza abbiamo sensazioni di dolori pervasi in tutto il nostro muscolo. Di conseguenza allenatevi, non fate degli stop, ma siate sempre ligi, con piacere, ok? Non deve mai diventare uno stress, mai una pesantezza, anche perché noi, come ho detto prima, siamo sottoposti a stress quotidiani abbastanza intensi. Vi raccomando allora, restate sempre in contatto con Palestra Universo, canale ufficiale YouTube, hashtag io resto a casa con l'universo. Buon allenamento e speriamo di rivederci molto molto presto.